1878, quando l'imprenditore lombardo Cristoforo Benigno Crespi decide di realizzare, lungo la riva sinistra del fiume Adda, accanto al suo cotonificio, un singolare villaggio operaio. Il villaggio Crespi d'Adda non è caduto casualmente, perché la famiglia Crespi aveva già costruito diversi altri stabilimenti. Attento ad alcune esperienze analoghe che si erano sviluppate in Nord Europa, Crespi decide di realizzare in questa sorta di isola tra i fiumi Adda e Brembo la sua straordinaria città-giardino. Ecco che pensò a costruire una filatura del cotone qua, non un vero e proprio villaggio, bensì una filatura. Furono fatti dei lavori sul fiume e il tipo di stabilimento non fu a diversi piani, bensì in orizzontale, modificato a shed in modo che ci fosse luce e areazione sufficiente per poter essere anche sano. Insieme alla filatura costruì tre palazzotti per poter ospitare la manodopera che veniva però già da altre parti, cioè dagli stabilimenti precedenti da lui gestiti. Il comune più vicino è all'epoca quello di Canonica d'Adda, ma l'idea di Crespi diviene subito quella di creare una realtà urbana autonoma. Ecco che, d'accordo con questo comune, cercò di realizzare dei servizi qui in loco, quindi già una scuola, quindi un ambulatorio medico, quindi anche altri servizi, e mano a mano crescevano le case, questi servizi venivano qualificati fino ad arrivare all'ultimo dei servizi garantito qua, cioè il cimitero, che è un capolavoro di Gaetano Moretti. In seguito prese il nome di Crespi d'Adda, il villaggio, e passò al comune di Capriate, al quale è aggregato tuttora. Una volta delineato il disegno urbanistico del centro, emerge rapidamente la portata rivoluzionaria di questa città ideale del lavoro. Il disegno di Crespi d'Adda non è stato redatto all'origine del villaggio, ma fu in certo senso all'inizio casuale, poi voluto, e quindi all'inizio era un criterio eminentemente un po' anche empirico e funzionale, poi divenne un criterio estetico e divenne un criterio sociale. Il villaggio sorge agli inizi con quelle strutture che sono nella parte settentrionale del villaggio, ossia le case operaie, l'albergo, successivamente la chiesa, quasi contemporaneamente alla chiesa anche l'abitazione estiva dei proprietari, cioè il castello, e man mano il villaggio si sviluppava scendendo verso sud. Un villaggio articolato secondo le direttrici tanto essenziali quanto funzionali. Il villaggio si è sviluppato in maniera tale che ci fossero le casette allineate, ordinate, ma in mezzo anche alle casette tutti i servizi, il servizio medico, il servizio postale, la piscina, i bagni pubblici, la cooperativa, cioè tutta una serie di servizi che resero il villaggio importante anche da un punto di vista sociale, perché c'era condivisione piena e libertà anche di iniziativa degli abitanti di poter esercitare anche delle professioni di carattere artigianale o commerciale al di fuori del lavoro nello stabilimento. Altro segno dell'autonomia del centro urbano di Crespi è la presenza di una chiesa edificata per la comunità di lavoratori del locale stabilimento industriale. Più tardi anche la popolazione poteva usufruire, perché sembrava logico che avere la comodità qui potesse servire anche alla popolazione che risiedeva. La chiesa di Crespi fa parte di un disegno più ampio della famiglia di riscoprire e valorizzare ulteriormente i capolavori dell'arte italiana. Il progetto non è originale, bensì una replica di una chiesa che esiste a Busto Arsizio, alla quale i Crespi erano particolarmente attaccati e devoti. Questa chiesa, se si guardiamo, ha delle proporzioni, diciamo proprio secondo il segmento aureo, quindi quattro pareti che rappresentano in facciata la porta trionfale, l'arco trionfale romano, un arco a tre fornici replicato sui quattro lati, poi la cupola ottagonale, che è un riferimento religioso al famoso Octavo Dies, poi la decorazione della cupola, che è molto interessante e molto bella, con un tronc d'oeil che dà l'impressione di guardare verso il cielo stellato, con quelle finestre aperte, poi tutta la struttura, insomma, che attraverso l'uso dei materiali, le linee architettoniche e la decorazione rappresenta un bel edificio, un edificio anche importante.
un segno ulteriore della riuscita intuizione della famiglia Crespi di offrire ai propri operai un centro ideale dove vivere e lavorare, un esempio altissimo di filantropia industriale. Crespi Dadda, rispetto al mondo circostante, era avanti almeno di 50-60 anni. L'idea fondamentale del villaggio è stato il pensiero, il desiderio, il progetto di fare collimare le esigenze dell'azienda con le esigenze del lavoratore, dell'operaio e della sua famiglia. Questo poteva essere fatto anche soltanto se ci fosse una bella collaborazione da parte dei dipendenti, da parte delle maestranze. Anche oggi, che gli stabilimenti di Crespi Dadda sono in piena fase di riconversione, il villaggio di Crespi, la sua popolazione e la memoria di ciò che è avvenuto in questi luoghi rappresentano un modello studiato, rispettato e ammirato in tutto il mondo. Una città ideale, accolta nel 1995 dall'UNESCO nella sua prestigiosa lista dei patrimoni dell'umanità.